Siamo arrivati all'ultimo turno d'andata della stagione regolare per quanto riguarda il girone A della Serie C maschile e regionale. Sono quattro gli appuntamenti in programma nella serata di venerdì, passeremo poi con i due appuntamenti del sabato e altrettanti della domenica pomeriggio. Iniziamo con quelli del venerdì, iniziamo alle 20.30 al Palafacchetti di Via Don Bosco a Treviglio con il confronto tra RB Recuperi Blu Aerobica Bergamo e Lady Leaf Tomasi Lions Asola. Padroni di casa che sono terzultimi, 5 vittorie e 9 sconfitte e un bilancio parziale di 2 sole vittorie nelle ultime 8 gare disputate, opposti alla formazione virgiliana che invece arriva da 3 stop consecutivi ed è terza con il bilancio di 10 vittorie e 4 sconfitte. Per quanto riguarda la formazione di casa, non saranno sicuramente la partita Donadoni, Silva e Bassi, mentre è previsto il rientro di Milovanovic. Tra gli ospiti invece sono ancora ai box Coluccia e Zulberti. Alle ore 21, presso la palestra La Pira di Via Verdi a Sarezzo, il centro maglia Basket Sarezzo incrocia le armi con l'Eppi Sanse Basket Cremona. Padroni di casa che sono ottavi, 7 vittorie e 7 sconfitte, 2 vittorie nelle ultime 5 gare disputate, opposti ad un Eppi Sanse Basket che invece è quinta, 9 vittorie e 5 sconfitte, e un bilancio parziale che dice di 3 vittorie nelle ultime 4 gare disputate. Per quanto riguarda la formazione di casa, è in dubbio Furlanis e ancora lo è di più Stefano Agostini. Per quanto riguarda invece l'Eppi Sanse Basket, ci sono dubbi per Antoniazzi e Cocchi alle prese con problemi muscolari. Alle ore 21.15, presso la palestra delle scuole medie di Via Cremona a Manerbio, la capolista DBGC Manerbio Basket, 11 vittorie, 3 sconfitte, una striscia aperta di 3 affermazioni consecutive, affronta l'Argom Basket Iseo, quarta nella classe, 10 vittorie, 4 sconfitte, un bilancio però di 2 soli risultati positivi nelle ultime 6 gare disputate. Per quanto riguarda la formazione di casa, non sarà la partita Riccardo Bodini per problemi alla caviglia, è influenzato Siri Brandi, qualche acciacco ma dovrebbero essere ugualmente la partita Marchetti e Savazzi, rientra Guindani. Per quanto riguarda invece Liseo, esordirà Coppi, mentre c'è qualche dubbio per quanto riguarda Caramatti, però con problemi conseguenti a una botta del ginocchio rimediata settimana scorsa. Andiamo avanti ora con le 21.15 alla palestra di Via Cavalli a Rognano di Lombardia con l'Evolut Romano Basket, penultima, 4 vittorie e 10 sconfitte, un bilancio parziale di una sola vittoria nelle ultime 4 gare disputate, opposta allo Ziglioli Arredamenti, New Best Basket Brescia, 12esimo, 5 vittorie e 9 sconfitte ed un bilancio di 3 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate. Per quanto riguarda la formazione romanese, lo ricordiamo da 15 giorni allenata da Mauro Colonnello, è previsto il rientro di Bellazzi e di Gritti, sono invece in ballottaggio per l'ultima maglia senior, Gualandris e Duiella, le maglie under, oltre a quella di Bellazzi, saranno per Ciaccio, Pirotta e Costelli. Per quanto riguarda invece la formazione bresciana, Cosma Rinucci ci ha comunicato che non saranno della partita Kustodic e Roversi. Andiamo ai due appuntamenti del sabato, il primo alle 18.15 al Palagorle di Via Roma, a Gorle con la Virtus Gorle, sesta in graduatoria, 8 vittorie e 6 sconfitte, ma una striscia aperta di 7 affermazioni consecutive, opposta al Persico Seriana Basket, nono, 6 vittorie, 8 sconfitte, un bilancio parziale di 3 vittorie nelle ultime 5 gare disputate. Tra i padroni di casa non ci sarà Prettato, che ha subito un infortunio, probabilmente c'è qualche compromissione del legamento crociato del ginocchio, al suo posto potrebbero arrivare Guerini o Coletti, mentre viene preannunciato qualche problema anche sugli under, che in teoria dovrebbero essere Zucchetti, Maccari e Dorini. Andiamo con il secondo appuntamento del sabato, è quello delle 21 alla palestra di Via dello Stadio a Sorresina, con la CM Pico Perture Pizzighettone,
decima, 6 vittorie, 8 sconfitte, un parziale di 3 vittorie nelle ultime 4 gare disputate, opposti al fanalino di coda Basket Bancole, 2 vittorie, 12 sconfitte ed un bilancio di 1 vittoria nelle ultime 7 gare disputate. Il Sighettone dovrebbe essere con la consueta formazione, non è ancora sicuro il completo recupero di Pairone. Per quanto riguarda Bancole non ci sarà sicuramente Mantovani, dovrebbe rientrare Battocchi, mentre sono in grande dubbio Botticelli e Martinelli. Vediamo i due appuntamenti della domenica alle ore 18 presso il Palaterme di Trescore Balneario, l'Aurora Pallacanestro Trescore, tredicesima, 5 vittorie e 9 sconfitte, un solo risultato utile nelle ultime 4 gare disputate, è opposto alla Lic Sas Verolese, undicesima, 5 vittorie e 9 sconfitte, una striscia aperta di 3 sconfitte consecutive. Tra i padroni di casa non saranno sicuramente della partita Paolino Cantamessa e Salvi, le maglie under quindi saranno ad appannaggio di Andreoletti, Bolis, Tengattini e Valle. Per quanto riguarda invece la Lic Sas, bisogna ricordare che non fanno più parte dell'organico verolese Coppi e De Lillo, al loro posto con ogni probabilità nella formazione faranno ingresso i giovani del vivaio Alghisi e Brusinelli. L'ultima gara della domenica è quella delle ore 18 al palazzetto di via Cefalonia a Lumezzane con l'idrosanitaria Bonomi Virtus Lumezzane, seconda, 11 vittorie e 3 sconfitte, una serie aperta di 4 affermazioni consecutive, opposta all'XXL Bergamo, settima, 8 vittorie e 6 sconfitte, una serie aperta di 3 battute d'arresto consecutive e soprattutto 6 sconfitte nelle ultime 8 gare disputate. Per quanto riguarda la formazione di casa, è in forte dubbio per uno stiramento l'esterno Bertoli. Per quanto riguarda invece l'XXL, è improbabile la presenza di Caffi, ancora le prese con un'infiammazione alla caviglia. Dovrebbe rientrare Minò, che dovrebbe far parte quindi del quartetto degli under formato da Frigeni, Sartori e Sironi. Nelle ultime ore è però le dimissioni da parte di coach Alberto Galli per problemi familiari inerenti soprattutto alla tragica scomparsa del fratello. Vedremo comunque nelle prossime ore lo svilupparsi della situazione. È tutto per questa settimana, ricordo come sempre di fare riferimento alla home page di canecaccia.com per tabellini, risultati, classifiche e informazioni varie, come d'altronde dovete sicuramente fare riferimento alla medesima home page per avere il panorama completo delle presenze delle telecamere di canecaccia.tv sui vari campi delle minors. È tutto, buon fine settimana.